Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, la Juventus batte il Valencia e si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League. Non è ancora sicuro il primo posto. Peccato perché il gol del Manchester, che rimanda tutto all'ultima giornata, è arrivato a tempo praticamente scaduto, al 93esimo circa, e quindi ci rimanda dunque a giocarci il primo posto a Berna contro lo Young Boys. Beh, che dire, allora, brutta Juve nel primo tempo, una partita difficile con il Valencia in 11 praticamente in difesa e Juve che ha sbagliato tanto, molta imprecisione, questo porta ovviamente poi gli avversari a credere sempre di più nei propri mezzi e alla fine poi Szczęsny ha fatto un vero e proprio miracolo a fine primo tempo che ci ha garantito di finire il primo tempo solo 0-0, se no eravamo assolutamente sotto e ci stava perché la parata che fa Szczęsny è qualcosa di incredibile. Nel secondo tempo ho visto una Juve cambiare un po' il passo, avere un tentativo di offensiva maggiore, ma era una partita veramente rognosa, difficile, scomoda, come la maggior parte delle partite di Champions, soprattutto quando giochi con avversari così in partita e così in periodo. Ricordiamo che il Valencia non perde da 13 partite, le ha pareggiate tante. Ma proprio perché ne ha pareggiate tante vuol dire che sa chiudersi bene, no? E poi Ronaldo ha deciso di mandare al bar mezza difesa del Valencia e buttare il pallone in mezzo dove Mandzukic ha insaccato il gol dell'1-0. E dunque il Valencia è ufficialmente in Europa League, la Young Boys è ufficialmente fuori da tutto, manca solo da decidere il primo posto e non è assolutamente scontato, bisogna andare a vincere a Berna e in Champions non ci sono partite facili facili. Che devo dire? Insomma, che è chiaro che preferirei a volte vedere una Juve un pochino più brillante, ma mi rendo conto che ci sono dei momenti durante l'anno che non è possibile e che dobbiamo giocare per portare a casa alla fine i 3 punti. Le vittorie sono quello che alla fine danno il sale di una stagione. E non c'è un cavolo da fare. Se avessimo giocato bene e perso, ci avrebbero, come col Manchester, giustamente venivamo criticati. E migliore in campo io lo darei a Ronaldo perché ha fatto l'impossibile. Peggiore in campo mi duole darlo a Dybala, ma devo darlo a Dybala perché Dybala ha sbagliato tutto quello che si può sbagliare. Dybala onestamente quando in giornate così è anche onestamente molto molto irritante. Però vabbè, insomma, l'importante era vincere, la sostanza è più importante della forma, nel calcio. Quindi l'importante era conquistare questi 3 punti e questa qualificazione. Adesso testa a Firenze, dove sabato ci giocheremo una partita difficilissima al Franchi. Detto questo, a me non resta che salutarvi e dare appuntamento ai prossimi video. Ciao!